A guardarlo da lontano, ultracompatto e tutto rivestito di bianco, sembra quasi un iPod, e in effetti la cosa più stupefacente di Agile, il satellite dell'Agenzia Spaziale Italiana per lo studio dell'universo X e Gamma, è l'incredibile quantità di tecnologia che fisici e ingegneri sono riusciti a concentrare in quel minuscolo cubetto bianco che ci sta in cima. L'Italia ha fatto tutto, questo è un satellite italiano, quindi realizzato dagli enti di ricerca italiani e dall'industria nazionale. Dunque, l'ostacolo maggiore è stata la questione, secondo me, del volume, dello spazio, perché è un cubo praticamente di lato di circa una sessantina di centimetri. Quindi in questo spazio molto stretto, molto compatto, abbiamo dovuto accumulare decine e decine di migliaia di canali, e ogni canale è un segnale, diciamo. Decine e decine di migliaia di rivelatori che consentiranno agli scienziati di studiare i fenomeni più affascinanti e in parte ancora incompresi del nostro universo. Dunque, sono molte le sorgenti che possono essere osservate nei raggi X e nei raggi gamma, separatamente, nelle due bande di energia, separatamente o insieme da Agile. In particolare sorgenti in accrescimento come buchi neri e stelle di neutroni, nuclei galattici attivi, pulsar che emettono nei raggi gamma. Sì, per esempio uno dei punti fondamentali di Agile è che sappiamo che dei buchi neri estremamente massivi in altre galassie, quindi molto lontane, emettono raggi gamma e li emettono soprattutto in forma di getti molto collimati. Mentre invece per gli oggetti galattici, per esempio, ancora non abbiamo nessuna evidenza di radiazione gamma dai tanti buchi neri che pure ci sono nella nostra galassia. E questa è una cosa che noi studieremo molto bene, perché avremo un campo di vista molto largo, possiamo avere simultaneamente diversi di questi oggetti ben noti o anche qualcuno nuovo, e quindi questa sarà una delle esplorazioni che Agile farà. Per estrarre da ogni particella cosmica intercettata la maggior quantità possibile di indizi, il cubo di Agile è costruito a strati, proprio come un sandwich, e ogni strato è uno strumento scientifico con un compito ben preciso. Così, se quando entra è una perfetta sconosciuta, nei pochi istanti che impiega per giungere alla fine del percorso, la particella è sottoposta a un interrogatorio serrato che la costringe a confessare tutto: chi è, da dove viene, cosa l'ha generata. Immaginiamo quindi di essere un fotone gamma. Arriva sulla parete dell'anticoincidenza di Agile, attraversa l'anticoincidenza di Agile, dopodiché arriva nel silicon tracker e mi trasformo in un elettrone e una positrona, due particelle cariche, una positiva e una negativa. Questa informazione viene messa all'interno di un pacchetto, inviata al trasmettitore, che poi attraverso l'antenna arriva fino alla stazione di terra a Malindi. E se a Malindi, in Africa, si trova la base di controllo, è dalla base indiana di Sriharikota, vicino a Madras, che a fine aprile Agile verrà lanciato in orbita. Dunque, allora, tutti ci chiedono perché l'India, perché dobbiamo lanciare Agile dall'India. L'India è molto importante per noi perché vogliamo avere un'orbita più vicino possibile all'equatore, e non ci sono molti paesi che lanciano satelliti vicino all'equatore. E in più anche perché la combinazione anche tra costi e benefici era molto promettente per l'India. Il lancio è un momento come quando quasi nasce un bambino, insomma, no? Il bambino è stato chiaramente preparato anche prima della nascita, è ovvio, però la nascita è sempre una cosa che emoziona. Però il momento, secondo me, più drammatico sarà quando si vedono i primi dati. E in attesa delle emozioni del lancio e dei primi dati, possiamo già fare i complimenti a questo piccolo satellite per il contenimento dei costi, davvero esemplare per un gioiello di tecnologia spaziale quale Agile. 50 milioni, come ordine di grandezza siamo su 50 milioni.